Ancora disagi sulle autostrade della regione a causa della protesta degli autotrasportatori. A Bologna però non si sono ripetuti i blocchi dei caselli come avvenuto ieri. Sulle liberalizzazioni il numero uno di Confcommercio Bologna Postacchini dice dare più potere alla regione. Da tempo chiediamo l'abolizione dello scontrino, non è indicativo dei guadagni. A dirlo è Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, che avverte i veri mali da estirpare sono l'abusivismo e la concorrenza sleale. La città sia all'altezza del suo presidente, l'appello del rettore dell'Università Ivano Dionigi e i movimenti studenteschi in aria di contestazione per la visita del capo di Stato lunedì a Bologna, immediata la replica dei collettivi. Con il restyling di una parte della zona universitaria prende il via il piano di pedonalizzazioni voluto dalla Giunta Mero, la giovedì il piano sarà presentato in commissione, a primavera il via definitivo. Intanto sta per terminare la revisione dei pass per il centro storico. Una donna ricoverata a Sant'Orsola alla 27esima settimana di gravidanza ha perso il figlio per cause che ora l'autorità giudiziaria dovrà stabilire. La denuncia è partita dai familiari che si erano rivolti alla polizia dell'ospedale. Buonasera a tutti, è proseguita anche oggi la protesta dei tir in tutta la regione. A Bologna però non c'è stato il presidio dei mezzi pesanti al casello di San Lazzaro come invece avvenuto ieri, però i blocchi si sono ripetuti ai caselli di Piacenza Nord e Fiorenzuola nel Parmense con ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Contro le liberalizzazioni ieri a Bologna c'è stata la protesta dei taxisti e sono annunciate quelle delle farmacie e di altre categorie interessate alle riforme del governo Monti, tra queste quella del commercio. E proprio a questo proposito sentiamo il presidente di Confcommercio Bologna, Enrico Postacchini, dunque la sua opinione. Ma devo dire intanto quella dei taxisti è assolutamente legittima come rivendicazione, anche se magari discutibile nelle forme, ma è una delle categorie sicuramente più colpite e non credo si trattasse di una categoria particolarmente privilegiata, quindi hanno tutta la nostra solidarietà, ma devo dire l'Emilia Romagna in generale sul fronte liberalizzazioni era già molto avanti rispetto ad altre città d'Italia, nel senso che sotto il profilo degli orari, la costa piuttosto che noleggi d'arte, piuttosto che anche le stesse vendite promozionali permesse già tutto l'anno. Insomma, devo dire una regione già molto, come dire, internazionale in questo senso, quindi l'ulteriore forma di liberalizzazione che a questo punto apparirebbe selvaggia e assolutamente sproporzionata ci trova ovviamente preoccupati, soprattutto per riuscire a mantenere un sistema integrato di crescita delle imprese piccole, medie e grandi, perché di tutte c'è bisogno, in un contesto di recessione dichiarata, per cui la nostra richiesta è stata quella che comunque in tema di orari e di legiferazione la competenza rimanga regionale, proprio perché devo dire in regione ci sono sicuramente le sensibilità, le esperienze per dare in qualche modo una regolazione a questo tipo di nuova onda. Ma aggiungerei di più, abbiamo fatto esempi anche la settimana scorsa di come in effetti le liberalizzazioni sono state applicate nel resto del mondo. Non ci sono casi come l'Italia se così passasse la liberalizzazione. In realtà le liberalizzazioni nel mondo sono assolutamente governate e in qualche modo palettate a seconda delle aree, dei settori, proprio per evitare la crescita di un settore sproporzionata rispetto all'altro e la moria generale delle piccole imprese. Torniamo a parlare, o per meglio dire, continuiamo a parlare dei commercianti, però sotto un altro punto di vista, ovvero sia quello dell'emissione di scontrini e ricevute fiscali troppo spesso dimenticati, e sta facendo discutere a Bologna, come d'altra parte anche in altre città d'Italia, questa leggerezza dei commercianti nel provvedere all'emissione dello scontrino. Tra l'altro la Guardia di Finanza proprio a Bologna e provincia ha i controlli appunto del Fiamme Gialle hanno evidenziato una realtà disarmante. Allora andiamo a vedere innanzitutto la situazione e poi naturalmente sentiremo anche la voce dei commercianti. Scontrini, questi sconosciuti almeno per un commerciante su due. Il quadro ben poco edificante che emerge da una serie di controlli a tappeto della Guardia di Finanza in negozi del centro e della provincia.
Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti soprattutto i locali, le discoteche, i bar della Movida, che sembrano inclini più di altre categorie a sorvolare sull'emissione dello scontrino, complice forse l'affollamento in alcune ore serali di punta. Si sa, quando c'è confusione, uno scontrino può scappare molto più facilmente. Ma veniamo ai numeri. Su circa 600 riscontri, in oltre un terzo dei casi, la ricevuta fiscale non era stata emessa. Maglia nera agli esercizi del centro storico, dove su 370 controlli le mancate emissioni sono state 180, quasi la metà. Particolarmente elevato risulta poi il numero di contestazioni nei confronti di bar e disco pub, ma le verifiche hanno riguardato tutti i settori merceologici. Guai ancora più seri poi per gli esercenti, che impiegavano regolarmente lavoratori in nero. In tutto ne sono stati individuati 6. Il quadro attuale comunque non si discosta molto da quello dell'anno scorso e in generale da quello degli ultimi anni. Nel 2011 nella provincia, su 6.800 controlli, sono state riscontrate 1.500 irregolarità, pari al 22%. Sotto le due torri però la percentuale sale al 39%, dunque i commercianti bolognesi sembrano meno virtuosi rispetto ai colleghi della provincia. Su questo dato va detto che hanno un peso rilevante le verifiche nei locali della Movida, dove sono state riscontrate 150 irregolarità su 300 controlli con 14 lavoratori in nero. È bene ricordare infine che gli evasori rischiano la sanzione pecuniaria di 516 euro, che si riduce a 172 se si paga entro 60 giorni. Si rischia poi anche la sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese. Un provvedimento a cui Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno fatto ricorso 25 volte solo nel 2011. E adesso andiamo a sentire proprio la parola dei commercianti, che tra l'altro replicano con una controproposta. Sentiamo quale. La nostra associazione a livello nazionale da anni chiede che nel momento in cui vanno a regime totalmente gli studi di settore venga tolto il valore fiscale dello scontrino e rimanga solo lo scontrino come elemento nel rapporto fra cittadino ed esercente, come prova dell'acquisto. Quindi non inciderebbe più di tanto? Ma non incide più di tanto, perché nella gran parte è lo studio di settore che determina il reddito. Di per sé l'emissione, mancata emissione di scontrino fiscale non vuole dire nulla, e per di più dico anche che come categoria noi chiediamo che altrettanta attenzione, altrettanto zelo, venga posto anche nel controllo dell'abusivismo. Cosa intende per abusivismo? Cerchiamo di essere un po' chiari per far capire ai telespettatori. Intendo che ci sono mercati fatti da hobbisti ambulanti, gente che non ha partita IVA, intendo tantissimi circoli, attività che si finanziano con cene, feste, in cui incassano le entrate per finanziare alle volte anche giustamente le loro attività. Intendo persone che fanno attività di artigianato, servizi in casa propria, intendo chi, lavoratori dipendenti che fanno altri lavori al pomeriggio. Termino anche dicendo, stiamo molto attenti, perché ci sono tantissime piccole attività autonome che sono al limite della sopravvivenza, per cui un eccessivo accanimento, un eccessivo zelo su questa attività può anche portare molte attività alla chiusura. Resta comunque il fatto che la mancata emissione dello scontrino va condannata. Lo scontrino fiscale va dato. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla vicenda di una 19enne ricoverata nella ginecologia del Sant'Orsola Malpighi di Bologna e che nella notte tra domenica e lunedì scorso ha perso il bambino che aspettava la 27esima settimana di gravidanza. La denuncia è stata presentata dal padre della ragazza al posto di polizia del Policlinico. La Procura ha avviato l'accertamento per lesioni personali colpose subite in ipotesi dalla ragazza. Un'ipotesi tecnica per avviare l'accertamento, visto che si trattava di un feto non ancora giunto al 7° mese, non si può ipotizzare l'omicidio colposo, al limite il reato sarà aborto colposo. Per agevolare gli accertamenti è stata fatta acquisire la cartella clinica e verrà fatto un accertamento medico legale sul feto. Stando a quanto si è appreso, la giovane era ricoverata da circa una settimana per un parziale distacco della placenta, a cui sarebbe seguito un distacco completo, un fatto acuto, senza preavviso, che potrebbe aver provocato la morte del feto. Il decesso è stato scoperto lunedì mattina, quando il tracciato non ha riscontrato battito cardiaco. Data l'estrema delicatezza del caso, l'inchiesta è stata aperta come atto dovuto alla luce della denuncia presentata dalla famiglia. I medici però potrebbero non avere alcuna responsabilità.
A pochi giorni dalla visita del presidente Giorgio Napolitano a Bologna, il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi, lancia un appello ai movimenti studenteschi e immediata arriva la replica dei collettivi. Sentiamo Simona Iannessa. La città sia all'altezza del suo presidente. Bologna non deve perdere l'occasione di fare una bella figura. È l'avvertimento ai movimenti studenteschi che arriva dalla voce del rettore dell'Università Ivano Dionigi, giocando d'anticipo rispetto all'assemblea convocata per stasera alle 21 alla Facoltà di Lettere per organizzare le contestazioni durante la visita del presidente Giorgio Napolitano, a cui verrà conferita la laurea honoris causa in scienze politiche, contestualmente all'inaugurazione dell'anno accademico. Il rettore Dionigi vuole ricordare agli studenti come il capo dello Stato si sia speso in modo determinante perché venissero garantiti i fondi sull'università, la formazione e la ricerca, portando avanti una battaglia fatta di perseveranza e convinzione. Nessuno deve dimenticare neppure come in calza Dionigi l'anno scorso, nel pieno delle proteste studentesche, il Presidente della Repubblica sia stato l'unico interlocutore riconosciuto ed accettato dai giovani. Non si è fatta attendere la risposta degli indignati. Anche se il Presidente Napolitano ha ascoltato le proteste dei giovani, non ha tratto le giuste conseguenze, visto che la riforma non è stata ritirata. La firma sulla riforma Gelmini, ricordano gli indignati, l'ha posta proprio il Presidente. Dunque gli studenti ribadiscono l'appello a portare al Capo dello Stato le provocatorie lauree ad honorem per crisi, austerity, smantellamento dell'istruzione, povertà e sfruttamento. Sul fronte programma per lunedì la cerimonia avrà inizio nell'Aula Magna di Santa Lucia alle 11 e si protrarrà non oltre le 12.30. Nel frattempo i collettivi studenteschi faranno partire la loro contestazione al presidente sempre alle 11 all'angolo tra via Castiglione e via Cartolerie. L'invito naturalmente rivolto a tutti è ad usare il buon senso. Cambiamo argomento, parte con il restyling di una parte della zona universitaria, il piano di pedonalizzazione deciso dalla giunta Merola. A primavera poi ci sarà il via definitivo. Gabriele Sciarra. Una nuova pista ciclabile lunga circa 500 metri, protetta e sicura in alternativa a quella di via San Vitale, aumento dei parcheggi e dei marciapiedi e risistemazione degli spazi pubblici con un nuovo arredo urbano. La giunta di Palazzo D'Accursio ha varato questa mattina una delibera per il restyling di quella parte di zona universitaria compresa tra le vie Belmeloro, San Giacomo e Selmi, un provvedimento che prevede il finanziamento di 435.000 euro da parte dell'Università di Bologna, frutto di una convenzione stipulata nel 1994 tra Comune e Ateneo. È il primo passo, fa sapere l'assessore alla mobilità Andrea Colombo, verso la pedonalizzazione del centro storico, così come previsto dall'amministrazione Merola, un piano che giovedì finirà in commissione prima del varo definitivo previsto a primavera. Intanto procede la revisione dei pass per l'accesso dei privati al centro di Bologna, un'operazione in corso da mesi che, secondo l'assessore Colombo, presto arriverà a compimento. Ancora luci e ombre per quanto riguarda l'economia emiliano-romagnola. Nell'ultimo periodo dell'anno appena trascorso le esportazioni sono terminate con un segno più, però con qualche segnale di stanchezza rispetto ai mesi precedenti. Vediamo. Nel terzo trimestre del 2011 è cresciuto, seppure a rallentatore, l'export emiliano-romagnolo. Nel complesso lo scenario è positivo, ma va segnalato un crollo dell'export verso la Cina del 17%. Del resto, si legge in uno studio di Intesa San Paolo, Carisbo e Cari Romagna, si registrano segnali di decelerazione del ritmo di crescita che rendono difficile un rapido recupero delle perdite subite per molte importanti realtà industriali della regione. Nel terzo trimestre 2011 comunque le esportazioni dei distretti tradizionali dell'Emilia-Romagna hanno fatto segnare la sesta variazione tendenziale positiva consecutiva, più 4,3%. A trainare sono soprattutto il sistema moda, più 11,1%, della meccanica, più 6,8%, quasi stabile invece il sistema alimentare con più 0,4%. Nel complesso l'Emilia-Romagna evidenzia un rallentamento rispetto al secondo trimestre 2011 e una dinamica meno brillante rispetto alla performance dei distretti tradizionali italiani, che si sono attestati in media su una crescita dell'8,2%. Per quanto riguarda Bologna, tiene l'export soprattutto delle macchine
macchine per l'imballaggio, più 0,4%, che scontano però l'impasse verso la Cina dopo le ottime performance dei mesi precedenti. Anche i ciclomotori a Bologna, nonostante la pesante crisi del settore che ha portato a chiudere diverse aziende, fa segnare una crescita dell'export del 6%. Infine prosegue la riduzione delle ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mentre sale quella in deroga. Restano comunque storicamente elevati i livelli di ammortizzatori sociali, a conferma delle criticità ancora presenti sul mercato del lavoro. Ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, restate con noi. Di nuovo in studio, uno sguardo ai titoli principali prima di proseguire. Ancora la protesta degli autotrasportatori. A Bologna però non si sono ripetuti i blocchi dei caselli come è avvenuto ieri. Sulle liberalizzazioni il numero uno di Confcommercio Bologna Postacchini dice: dare più potere alla regione. Da tempo chiediamo l'abolizione dello scontrino, non è indicativo dei guadagni, a dirlo è Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, che avverte: i veri mali da estirpare sono l'abusivismo e la concorrenza sleale. La città sia all'altezza del suo presidente, l'appello del rettore dell'Università Ivano Dionigi ai movimenti studenteschi in area di contestazione per la visita del capo di Stato lunedì a Bologna, immediata la replica dei collettivi. Con il restyling di una parte della zona universitaria prende il via il piano di pedonalizzazioni voluto dalla Giunta Merola. Giovedì il piano sarà presentato in commissione, a primavera il via definitivo. Intanto sta per terminare la revisione dei pass per il centro storico. Una donna ricoverata a Sant'Orsola alla 27esima settimana di gravidanza ha perso il figlio per cause che ora l'autorità giudiziaria dovrà stabilire. La denuncia è partita dai familiari che si erano rivolti alla polizia dell'ospedale. Riprendiamo il nostro telegiornale. Venerdì prossimo prenderà il via l'edizione 2012 di Arte Fiera. L'evento, come annunciato proprio nella presentazione, non sarà circoscritto ai padiglioni fieristici, ma coinvolgerà tutta quanta la città. Sabato sera 28 gennaio ci sarà la Notte Bianca dell'Arte, 12 gallerie di Ascom Bologna saranno aperte al pubblico, fino oltre le 23 sarà possibile degustare pregiati vini bolognesi tra le opere d'arte ovviamente esposte. Andiamo a vedere. In vino veritas, ovvero l'arte di degustare l'arte, ma è anche il titolo dell'evento in programma la sera di sabato prossimo in occasione della Notte Bianca di Arte Fiera 2012. Fino alle 23, in 12 gallerie di arte contemporanea di Bologna saranno offerte degustazioni di Pignoletto dei Nostri Colli, un percorso multisensoriale che abbina l'esperienza artistica al piacere olfattivo e del palato. In Vino Veritas è un gioco di parole molto interessante, a mio avviso assolutamente significativo, di quello che è l'arte nel vino, del vino, ma l'arte per l'arte, nel senso di un percorso, oso dire sensoriale, nel senso di gusto, di, ovviamente di emozioni, di suggestioni, ma anche visivo, ma anche culturale e anche intellettuale. Sono mostre che vanno dall'arte moderna italiana e internazionale all'arte contemporanea italiana ed internazionale, una gamma di offerte straordinarie che saranno accompagnate da un vino d'eccellenza in ognuna delle sedi. Credo sia una festa da non perdere. E re per una sera di questa singolare iniziativa sarà il Pignoletto dei Colli Bolognesi. La scelta del Pignoletto classico è perché il Pignoletto classico è un po' il fiore all'occhiello della nostra vitivinicoltura, è un vino che nel 2011 ha ottenuto la denominazione di origine controllata e garantita, quindi DOCG, che è il gota dei vini a denominazione di origine italiani. E quindi per questo abbiamo scelto di abbinarlo alle gallerie d'arte moderna e contemporanea per la Notte Bianca di Arte Fiera. E c'è spazio naturalmente anche per il teatro nel nostro telegiornale. Andiamo al Tivoli di Bologna, dove torna l'attesissimo laboratorio Zelig, un vero e proprio reclutamento di giovane leve della comicità. Infatti domani e tutti i mercoledì fino ad aprile saliranno sul palcoscenico giovani artisti in erba. Andiamo a vedere. Dal 1 febbraio ad aprile, tutti i mercoledì sera alle 21.30 al Teatro Tivoli di Bologna, ritorna Lab Zelig, ovvero sia Laboratorio Zelig. Si tratta in sostanza della fucina, no? Di artisti, di potenziali grandi comici che potrebbero avere un enorme successo e che iniziano però naturalmente facendo un po' di gavetta. C'è una selezione che viene fatta attraverso dei provini, solitamente verso la fine dell'anno, attraverso la quale si scelgono
questi giovani comici, sono tutti sconosciuti ovviamente, cioè sono tutti comici che cominciano, che cercano di farsi vedere, vengono scelti da degli autori di Zelig per proporre uno spettacolo che poi verrà rappresentato appunto tutti i mercoledì dal 1 febbraio fino alla fine di aprile alle 21.30 al Teatro Tivoli. I ragazzi giovani, ognuno ha un suo numero che dura circa 10 minuti, sono affiancati poi nelle serate, ogni serata è diversa, non sono mai gli stessi artisti, da comici un po' più affermati, diciamo che fanno un po' da chioccia a questi ragazzi. Poi tutte le sere in cui c'è lo spettacolo vengono due autori di Zelig a guardare quello che fanno i ragazzi e alla fine si fermano con loro per dare consigli su come migliorare, diciamo, le loro capacità, su cosa puntare, cosa fare, eccetera. Per cui è proprio un vero e proprio laboratorio, è una vera e propria scuola. È un working in progress. Assolutamente sì, perché poi come funziona? Alla fine dell'anno ci sono vari laboratori Zelig in tutta Italia, più o meno una decina, vengono scelti in base alle votazioni del pubblico, in base ai giudizi degli autori di Zelig, alcuni ragazzi o ragazze che andranno poi a Zelig Off. O addirittura alcuni sono passati a Zelig subito. Ci fermiamo per un'altra piccola pausa, poi di nuovo in studio. Di nuovo in studio, non ci sono aggiornamenti, andiamo quindi a rivedere gli argomenti principali di oggi. In apertura ancora la protesta degli autotrasportatori. A Bologna però non si sono ripetuti i blocchi dei caselli come avvenuto ieri. Sulle liberalizzazioni il numero uno di Confcommercio Bologna Postacchini dice dare più potere alla regione. Da tempo chiediamo l'abolizione dello scontrino, non è indicativo dei guadagni, a dirlo è Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, che avverte i veri mali da estirpare sono l'abusivismo e la concorrenza sleale. La città sia all'altezza del suo presidente, l'appello del rettore dell'Università Ivano Dionigi ai movimenti studenteschi in area di contestazione per la visita del capo dello Stato lunedì a Bologna, immediata la replica dei collettivi. Con il restyling di una parte della zona universitaria prende il via il piano di pedonalizzazioni voluto dalla Giunta Merola. Giovedì il piano sarà presentato in commissione a prima avere il via definitivo. Intanto sta per terminare la revisione dei pass per il centro storico. Una donna ricoverata a Sant'Orsola alla 27esima settimana di gravidanza ha perso il figlio per cause che ora l'autorità giudiziaria dovrà stabilire. La denuncia è partita dai familiari che si erano rivolti alla polizia dell'ospedale. Con i titoli è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.